Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. Io sono Pietro e oggi vi spiegherò come sostituire un fanale posteriore della vostra Fiat 500. Allora, per prima cosa dovrete procurarvi un cacciavite a stella abbastanza grosso oppure una chiave del 10 e dovrete sveltare quei due bulloni che vedete sul vostro schermo. Adesso velocizzerò il video e vi farò vedere lo smontaggio di questi due bulloni e poi andrò a spiegarvi come sostituire effettivamente il faro. Potete vedere, ho rimosso i due bulloni e adesso non resta che tirare il faro verso l'esterno. Sarei agganciato nella parte sinistra sulla carrozzeria con due piccoli pezzetti di plastica d'incastro. Non vi preoccupate, dovete solo tirare e fare un po' di forza e il fanale uscirà perfettamente. Dopodiché dovrete andare a staccare la connessione elettrica e andare ad attaccare il faro nuovo. Adesso andiamo a vedere nello specifico come fare. Ok, eccoci qua, ho estratto il faro e adesso vi faccio vedere qual è la connessione elettrica che dovete andare a staccare. Allora, la connessione in questione è esattamente quella, ci sarà una piccola clip, la dovete semplicemente staccare e estrarre dal fanale. Vi metterò a schermo delle foto più dettagliate da vicino della clip che dovrete staccare, così potete vedere precisamente come fare. Adesso vado a rimuoverla, intanto avrete tra schermo le immagini più dettagliate. Ok, rimosso il faro, vi troverete in questa situazione, già che ci siete approfittate ne date una pulita all'interno del faro e poi andremo a ricollegare il faro nuovo e rimontarlo in sede. Qua il nostro faro nuovo appena montato. Io vi esorto a lasciare like, a commentare se avete problemi, iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Adesso a finestra vi appariranno gli ultimi due video relativi alla macchina, ovvero come montare il cavo aux sulla radio e come verniciare le specchietti con la pellicola spray. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!